Benissimo, questa stamattina, se potete aprire la pagina del Vangelo di Giovanni al capitolo 20, proseguirò un po' il discorso della resurrezione di Gesù. Vorrei dire a tutti coloro che ci stanno ascoltando, fermatevi, oggi è il giorno del Signore, state un attimo fermi, poi penserete, avete tutte le giornate che volete, tutto il tempo che volete, per cucinare, per guardare i bambini, per fare tante cose, per mettere a posto, per stirare, non lo so. Oggi è il giorno del Signore. Fermatevi, sedetevi, godetevi la parola del Signore, ma soprattutto onorate il Signore. Io non sono un pastore che mette timore, mette paura, però vi voglio dire questo. Fatelo, perché altrimenti dopo vi sentirete in colpa. L'avversario è abile in questo, magari ti fa vedere tante cose che devi fare, sembrano importanti, ma non lo sono. C'è qualcosa di più importante di quest'ora? Quest'ora ci fa stare bene, a chi manca sa perfettamente quello che sto dicendo, quest'ora ci faceva stare bene tutta la settimana. Amen. Dice Pietro che noi abbiamo la parola profetica, il che significa che ogni domenica, e quando venivamo, e chi veniva il martedì e il giovedì, veniva consolato e ristorato e si riposava dalle tensioni, dalle preoccupazioni, dalle offese, dalle lotte che quotidianamente doveva affrontare. Quindi sapete quanto è importante, la parola è come un balsamo, la parola di Dio crea, forma, alleggerisce, libera, i volti più incupiti, gli occhi, i pensieri più strani vanno via. Io dicevo sempre, si entra con un volto e se ne esce con un altro, è come se avessimo un lifting spirituale. Quindi fermatevi, fermatevi e fermate pure i vostri figli nel rispetto del Signore. Detto questo, leggerò al capitolo 20 di Giovanni, come vi ho annunciato, dal versetto 19. È scritto così: ora alla sera di quello stesso giorno, il primo giorno della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse loro: pace a voi. E detto questo mostrò loro le sue mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Poi Gesù di nuovo disse loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Che onore! E detto questo soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi riterrete saranno ritenuti. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Amen. Perché Tommaso non c'era? Mica Gesù non lo sapeva. Gesù lo sapeva che Tommaso non c'era. E ci sarà sempre qualcuno che mancherà. Ci sarà sempre qualcuno che non potrà venire, magari qualche volta non ci sarò io presente, o non ci sarai tu, ma Dio benedice lo stesso. Amen. Ma la presenza del Signore è assicurata. Questo episodio mi sono tante volte chiesto come mai, perché il Signore non ha aspettato Tommaso, per farci comprendere un po' come quello che successe con Mosè, che il Signore scese, lo Spirito Santo, la nuvola, benedisse i 70 anziani e altri due che stavano fuori. Vuol dire che il Signore fa come vuole, va bene? Che la sua benedizione prescinde dalla presenza di uomini o di donne. E se un giorno io non ci sarò, questo ci insegna a credere che la benedizione è scesa lo stesso, che noi non siamo indispensabili. Amen. Così dice la parola, che noi servitori di Dio non siamo indispensabili, oppure la tua presenza non è indispensabile, è necessaria. Certamente che è necessaria, ma nel momento stesso che io pensassi di essere indispensabile, vuol dire che mi sarei messo su un trono e sarei diventato un oggetto di adorazione, laddove invece è l'unico che deve essere adorato, il primo comandamento: adora il Signore Dio tuo. Amen? È chiaro come concetto. Quindi mancherai, qualche volta sarai assente, rallegrati che il Signore benedice altri. Amen? Anche perché la benedizione che Dio dà ad altri, la benedizione che Dio sta da a te, non è solo per te, ma è per quelli che stanno vicino a te, è per quelli che incontrerai, è per quelli che non conoscono Gesù, perché sarai più dolce, più comprensivo, più remissivo,
più calmo, più nel riposo. Ne beneficeranno tutti. Ricordati, c'è una parabola che Gesù racconta di un albero dove gli uccelli si vanno a riposare. Tante persone si riposeranno vicino a te. Va bene, tu non dovrai dire perché ti riposi. No, dovrai dire godi di questi momenti, perché dovrai essere misericordioso per dare un bicchiere d'acqua, dice Gesù, a questi piccoli, a queste persone. Ma secondo te le persone non sono assetate interiormente proprio in questo periodo? Non hanno sete di una parola di pace, di rassicurazione, di conforto, di coraggio in questo periodo? Allora dobbiamo partire adesso dall'inizio. Vi ho parlato subito di Tommaso, così dopo non ne parlerò, va bene? Ma per dirvi come dobbiamo superare quando non saremo presenti e Dio benedirà altri, dobbiamo dire gloria a Dio, gloria. Dio vi ha benedetti, alleluia. Mi benediranno anche a me, va bene? Non dubiteremo, cercheremo di non dubitare, cercheremo di non fare, ma cercheremo, ci impegneremo a credere, anzi, cercheremo di superare il dispiacere che non eravamo presenti, va bene? Allora, or la sera di quello stesso giorno, dobbiamo dire che il giorno della risurrezione di Gesù, Gesù fu molto impegnato, è vero? In questa fase, tra l'incontro con Maria Maddalena, l'incontro che lui aveva lasciato il sepolcro, c'è quando lui è risuscitato, è salito al Padre, c'è anche, io l'ho saltato, lo vedremo prossimamente, l'accompagnamento, quando si avvicina ai due discepoli sulla via del Maus. Nello stesso giorno viene prima, solo che la sera, quando lo invitano a rimanere, quando spezza il pane, Gesù scompare. Gesù se ne va, ma perché se ne va? Non perché voleva lasciarli soli, ma perché doveva venire qua, in mezzo ai discepoli. È un fatto di cronologia. Dice, adesso mi avete avuto per tutto il passaggio, ma rimanete soli, io devo andare dai vostri, dagli altri discepoli. Perché il Signore non voleva dimenticare nessuno. In un giorno si diede molto da fare. È vero, i tre giorni che era dopo la risurrezione, quando uscì doveva rassicurare i suoi, doveva parlare con, presentarsi a Maria Maddalena, vai a dire a Pietro, vai a fare questo, andò a prendere Marco, doveva essere Luca e Marco probabilmente, i due discepoli sulla via di Emaus, andò a prendere quei due e dice, ma dove state andando? Tornate indietro, perché il Signore li conosceva, sapeva che si stavano in qualche modo allontanando. E il Signore con tanta pazienza, nonostante l'avessero abbandonato, li va a prendere e li porta indietro. Infatti tornarono indietro i due discepoli sulla via di Emaus. Ora però i discepoli, diciamo il nucleo, lo scheletro della Chiesa in quel momento, gli undici apostoli insieme ad altre donne che sicuramente erano presenti, stanno impauriti. C'è la paura dei giudei. E io ho pensato alla paura che oggi tante persone hanno del Covid-19. Sono terrorizzati, hanno paura, hanno le porte chiuse. Allora, loro avevano le porte serrate, avevano il timore di essere messi in prigione, di essere messi in carcere, torturati, di essere crocifissi. Del resto, loro dovete pensare che quando una persona ha paura, pensa sempre il peggio, ma mi succede questo, non mi succede. E le persone, quelle che pensano, a volte quello gli capita, è vero. Allora avevano amplificato, immaginate l'aver visto la crocifissione, la morte del Signore, il Signore che non si era difeso, ma magari penseranno, forse non difenderà neanche noi. E allora era naturale che loro avessero paura. Ricordatevi, io lo dico sempre, come questi apostoli, nessuno oggi può dire io sono superiore a questi qua, nessuno può, che anche se ci sono degli apostoli in questo tempo, nessuno è superiore a questi, questi sono speciali. Amen. Va bene, lo dirò sempre, sono speciali, va bene, come l'apostolo Paolo è speciale. Allora la porta è chiusa, e anche a casa vostra magari state attenti a tante situazioni, chi può entrare, chi non può entrare, ma per quanto può essere chiusa la porta, nessuna porta chiusa, nessuna porta blindata può fermare il Signore Gesù. Amen. Ora il Signore Gesù aveva deciso di consolare e di incoraggiare i suoi. Gloria a Gesù. Vorresti Gesù a casa tua? Amen. Guarda, voglio dirti una cosa, loro avevano paura e Gesù li amava, e magari non pensarono neanche di invocare, ma è il Signore che
capisse, che compatisse, ci compatisse, che capisse le debolezze di quegli uomini con cui aveva condiviso 3 anni meravigliosi, che aveva giocato, insegnato, serio, che aveva fatto tante cose, mangiato, dormito con loro, aveva fatto tanto. E si presenta in mezzo a loro e dice una frase che io ho dato tanti significati: pace a voi. Quelle anime erano agitate. Sei agitato? E allora il Signore dice: la sua parola mette pace. Quel pace a voi non è un incoraggiamento, è veramente pace. Non è solamente abbiate pace, no. Quando il Signore parla, la pace scende nei nostri cuori ed è presente nella nostra vita. Pace a te che stai ascoltando. Pace. Perché Gesù stava in pace. È vero, pace a voi. E diceva: in quella pace sta scritto: non ho rancore che mi avete abbandonato. Non ho niente da, non mi voglio tirare le orecchie. Non vi voglio riprendere perché avete fatto, siete scappati tutti. Non voglio dire, voglio dire pace a voi. Non ho niente contro di voi, non ho niente. Guardate, noi a volte ci affliggiamo per delle colpe del passato, del presente, quando il Signore dice: è pronto a perdonare. Come chissà cosa volessimo espiare. Noi non possiamo espiare le colpe. Dobbiamo chiedere solo perdono al Signore e credere che nella sua grande misericordia Lui ci abbia e ci perdoni tutti i giorni. Amen. Questa condizione ci mette nei suoi confronti un profondo senso di riconoscenza e di amore e di spinta, di coraggio, che vogliamo fare qualcosa per Lui. Pace a voi. Gloria a Gesù. Adesso, e detto questo, il Signore si presenta, fa una presentazione un po' particolare. Non dice: ho guarito, guardate che io ho guarito, ho risuscitato Lazzaro, ho guarito Bartimeo. No, non dice: guarda, io ho guarito la donna dal flusso di sangue, guardate che io ho camminato. No, la presentazione di Gesù è la presentazione di tutti coloro che vengono nel nome di Gesù. Guardate le mie ferite. Guardate come sono stato crocifisso. Gloria a Gesù. Io, è vero, dice l'Apostolo Paolo, che io sono stato crocifisso con Cristo. È vero, e Cristo è stato crocifisso. È vero, guardate, lo dice in Galati, è bellissimo. Voglio leggere esattamente come dice. Quindi non ci sono presentazioni o un elenco, come dire, quando voi andate a presentare il curriculum. Il curriculum di Gesù è molto particolare. Dice l'Apostolo Paolo: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Il mio curriculum è la croce. Cioè, cosa significa? Non è che qui dovete vedere, per carità, dovete vedere la croce significa la mia umiliazione, la mia mancanza di difesa, la mia mancanza di replica, la mia mancanza di risposta, perché sono consapevole, la croce è questa, la mia rinuncia all'egoismo, la mia rinuncia ad avere ragione, la mia rinuncia alla superbia, questa è la croce. Alleluia. Questa è la croce, questa è la croce, questa deve essere la presentazione di un servitore del Signore, la croce, il costato, lui mostra il costato, una sofferenza anche dopo morto, è vero. Ci sono, guardate, voglio dire a tutti coloro che amano il Signore, ci sono persone che ti faranno male anche quando già stai male. Questo significa quella ferita nel costato. E quel dolore che senti e quel dolore che ti fanno, ricordati, l'ha patito anche Gesù. E non è altro, questa presentazione non è altro che la manifestazione dell'amore di Dio stampato nei nostri cuori. La croce è l'amore di Dio, amen. Ed è stampato nei nostri cuori. E noi dobbiamo presentare, questo è il nostro curriculum, questo è il curriculum di tutti i servi del Signore. Non portano grandi fanfare, ma portano la verità, crocifissa, umiliata, una parola detta con il cuore prostrato, dove l'io è esente e dove l'appello che si fa al Signore alla sua misericordia. Amen. Allora il Signore
non solo dice pace a voi, lo ripete un'altra volta, ma la grandezza di Gesù, io vorrei farvi vedere quanto è buono il Signore. Gli dice pace a voi e gli rinnova il mandato. Non dice ma ti tolgo il compito. No, avete sbagliato, siete più forti. Incredibile. Tu sbagli, sei più benissimo. Benissimo, perché quelli che sono bravi, perfettini, non sono adatti a servire il Signore. Paradossalmente, coloro che riconoscono i loro errori, che sono chiusi, impauriti, che hanno paura di muoversi dentro, sono abilitati dal Signore a svolgere un compito glorioso. Come il Padre mi ha mandato, io mando voi. Amen. La stessa autorità. Padre, Figlio e Spirito Santo, come il Padre mi ha mandato, io mando voi. E non vuole sapere altro, dice io vi mando. Ma certo, vi manderò come pecore in mezzo ai lupi, vi mando a combattere, ma io la rassicurazione è che Lui sarà con loro e sarà con noi ogni giorno, fino alla fine dell'età presente. Amen? Allora vi manda, gli dà un mandato e deve provvedere in questo periodo, perché la profezia è stabilito nella parola di Dio che a Pentecoste sarà la discesa del, mancavano a questo punto 46 giorni più o meno a Pentecoste, dopo Pasqua ci volevano 50 giorni, Penta. Allora doveva provvedere un aiuto, poteva mai lasciarli senza un sostegno, senza una forza, senza un incoraggiamento forte. Dovevano resistere 50 giorni per ricevere la dunamis, dice in Atti capitolo 1, la potenza dello Spirito Santo, che li avrebbe abilitati ad avere maggiore coraggio, maggiore consapevolezza, maggiore certezza. E allora soffia su di loro quel soffio potente, quella presenza di onnipotenza che si spande nei cuori di tutti i presenti, da loro forza, unzione, grazia, amore, coraggio, sopportazione, resistenza fino a Pentecoste. Il Signore, nell'attesa di, ci rinforza, ci aiuta, nell'attesa di qualunque evento, nella preparazione, il Signore è con noi, il Signore aiuta i Suoi, non li lascia soli, le porte sono chiuse, ma Lui entra, consola, aiuta, sostiene, incoraggia e dice a tutta la Chiesa, certamente il mandato che hanno loro è molto particolare, al di sopra del nostro, ma tutta la Chiesa dice la stessa cosa, abbiate coraggio, abbiate fede in me, siate convinti, come ho protetto loro, io proteggerò voi, come ho aiutato loro, così aiuterò voi. Queste sono le parole del Signore, questi sono gli atti, le azioni del Signore. E nel dirvi questo, voglio dire a tutti quanti che il Signore Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non è cambiato con nessuno di noi. Egli è presente, è la nostra forza, ed è presente nella tua casa. E ricordati che il Signore non abbandonerà mai le sue pecore. E anche quando sembra che Lui, anche quando sembra che Lui sia assente, ricordati, è presente. È sempre presente, non c'è niente che possa assentarsi dalla presenza di Dio. Anche in questa situazione complicata, ricordatevi, tutto, tutto è sotto il controllo del Signore. Tutto, Lui è il Signore. Lui non è stato preso alla sprovvista, non è superficiale, assolutamente. Lui sa tutto, gli uomini possono sbagliare, è normale, gli uomini possono fare errori. Le donne possono sbagliare, Dio non sbaglia mai, non ha mai sbagliato. E se l'umanità si trova in questo percorso, come diceva Nicola, è proprio perché in questa pausa, in queste porte serrate, possa incontrare la presenza gloriosa, unica, assoluta del nostro Signore Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. A Lui sia la gloria nella Chiesa e nelle vostre case. Amen. Amen.